Sul manto erboso le due formazioni si sfidano insieme a Osonia e Arce. Calcio inizio che dà il via alla contesa tra le due formazioni. Osonia va indietro per l'eccesso, ma Osonia che però è ancora a quota zero, non pervenuta nelle azioni da gol. Baglione, il tiro, traversa! Va bene il tempo, Maggino, addirittura il tiro di Maggino. Lascio un domani diretto di gara, forse un fallo di mano, Cagliazzo, pallone per lui, si invola Cuomo, chiude tutto, un po' tutto campo Baglione oggi, lancio verso Cagliazzo, lascia scivolare per Maggino, possibilità di tiro per Maggino, pallone alto, palla di una Sonia al terzo posto, adesso il nono posto, intanto il tiro svirgolato dal gioco, parte il pallone dalla tre quarti, lunghissimo verso Cassini, di testa Pirolozzi, Di Vito, c'è il gol di Di Vito, 1-0, Cassini, Pirolozzi e poi Di Vito, tutta la linea difensiva praticamente mette dentro questo pallone e al 44esimo cambia il risultato, Ausonia 1, gol di Di Vito. Partirà da questo calcio d'angolo, proprio sul calcio d'angolo è arrivato il gol dell'insieme Osonia, teso in mezzo di testa Cassini e c'è il gol! Cassini raddoppia lui al secondo minuto, ancora sul calcio d'angolo, ancora un difensore e la Osonia fa 2-0. Lo scambio non stretto da Lillo e Solito, il cross in mezzo. Pallone che taglia tutta l'aria, è ancora attivo però Ferrazzoli, chiude, Cagliazzo ha visto, Coker punta il portiere, esce Cuomo, prova ad accentrarsi, potrebbe tirare, lo fa, Scognamiglio, pallone che taglia lo specchio, buono il suo controllo, il lancio a cercare la velocità di Cagliazzo che in qualche modo stoppa, entra in aria, Cagliazzo, pallone fuori, sarebbe... Apertura a cercare Pirolozzi, è rimasto in attacco, va Pirolozzi, bisogna stare attenti, Pirolozzi prova a puntare, addirittura il cross in mezzo e c'è l'autogol, autogol, ma che ha fatto Pirolozzi, l'autogol di Santarelli quando siamo al 24esimo, è decisiva però il tocco di Santarelli, autogol per lui, bravo però capitan Pirolozzi, 3-0, ottimo elemento, passaggio per Lembo, va contro Cassini, Lembo riesce a superare e poi per poco arriva l'autogol. Pallone che parte, Cuomo risponde presente, non si fa sorprendere. Tre calci d'angolo, tre gol, Leccese il primo palo, Pirolozzi prova a rimetterla in mezzo, Cassini cerca il gesto acrobatico e c'è gol di Vito! Di Vito, 4-0, doppietta per il difensore ex Cassino. Cagliazzo prova a penetrare, il dribbling di Cagliazzo, secondo palo, palla fuori. È stata una pura casualità, diciamo che io voglio gli inserimenti spesso dei difensori sulle palle inattive come è capitato con Cassini e De Vito, diciamo, ha una qualità, io voglio che spinga spesso alto e poi mette anche qualità nella giocata finale, ben venga anche questo, insomma.